Buonasera, sono Ettore Andenna e questa è Top Secret, la trasmissione che svela l'eccellenza dell'imprenditoria italiana. E nell'eccellenza dell'imprenditoria italiana questa sera abbiamo la DVG De Vecchi di Colnago, in provincia di Monza Brianza. Buonasera. Rappresentata, buonasera, dal suo amministratore delegato Mario Conti. Allora, voi vi occupate di una cosa interessantissima. Fate attenzione voi che avete a casa una macchinetta del caffè. Loro hanno tutti i ricambi più possibili che immaginabili delle macchinette per il caffè. Io ho scoperto che voi avevate il ricambio di una macchina che io anni fa ho dovuto buttare via perché non trovavo il pezzo di ricambio. Voi ce l'avevate, vi avessi conosciuto 5-6 anni fa, risolvevo il problema. Come nasce l'azienda? L'azienda nasce intanto nel 1965 e nasce da mio suocero Giuseppe De Vecchi, che cominciò a costruire componenti per macchine da caffè. Da lì l'azienda si è sviluppata negli anni, è entrata in azienda dopo diversi anni quella che oggi è mia moglie, quindi la figlia di Giuseppe, quindi Giovanna. Quindi è sposata la moglie del capo. Esatto, esatto. E l'azienda ha continuato a svilupparsi e noi costruiamo sostanzialmente componenti per macchine da caffè, soprattutto in particolare macchine da caffè, quelle professionali, quelle da bar, da ristorante. Questo è il lavoro che noi facciamo. Poi sviluppiamo, produciamo anche componenti per il cosiddetto mondo dell'oreca, quindi macinini, tutto quello che c'è nel bar e nel ristorante. Sì. Ma il nostro focus è appunto la macchina da caffè. Non sono quelle da casa. No, sono quelle da bar professionali. Oppure quelle da casa, magari di cui possiamo parlare più tardi, di fascia, diciamo, di livello un po' più elevato. Ecco, questa è una bella iniziativa perché effettivamente noi che in Italia abbiamo questo culto del caffè, effettivamente è importante saper riparare una macchina, soprattutto in un bar piuttosto che in un ristorante che ne serve centinaia al giorno e che se si blocca una cosa determinante. Sì, diciamo che noi, il nostro cliente focus principale è il costruttore di macchine da caffè. Ah, addirittura. Quindi è colui che le costruisce. E noi produciamo, abbiamo una produzione interna di componenti per macchine da caffè, ma anche il riparatore, come ha detto lei. Quindi colui che ripara le macchine da caffè. E poi abbiamo e sviluppiamo dei prodotti nostri, alcuni brevettati, che sono a servizio della manutenzione della macchina da caffè oppure dei laboratori di ricerca e sviluppo, perché le macchine da caffè oggi sono molto sofisticate. Sì. Sono molto cambiate rispetto a qualche anno fa. Fanno perfino il caffè. E fanno anche il caffè. Come diceva qualcuno tanti anni fa, non l'ho detto io, per fare un buon caffè ci vuole prima di tutto il caffè. Ecco, questo è interessante perché noi in Italia dicono che abbiamo una cultura sbagliata del caffè, perché lo facciamo troppo tostato ed è proprio un gusto nazionale che si è ormai sviluppato, ma che in effetti non è così che dovrebbe essere il caffè, dovrebbe essere meno tostato, è vero o no? Allora, effettivamente sì, nel senso che fino a diversi anni fa il caffè espresso, perché poi il caffè non è solo espresso, il caffè espresso era un patrimonio prettamente italiano, si beveva sostanzialmente in Italia e in qualche altro paese. La parola espresso si è diffusa nel mondo. Già, ormai no? È diffusa nel mondo, esatto. E ci sono diversi gusti. Quindi quello che noi pensavamo che il caffè espresso italiano fosse quello tostato, eccetera, eccetera, oggi non è più così, o non è solo così. Oggi il caffè espresso si beve in tanti modi diversi. La tendenza è quella di tostarlo un pochino meno, poi dipende dal tipo di caffè, eccetera. Ecco, eccetera. Perché si sente di più il gusto? Perché si estrae meglio il gusto, perché si possono sentire meglio i sapori, gli aromi a seconda del caffè, del tipo di caffè, di come viene poi tostato, se c'è una miscela, che è la tradizione italiana, oppure un cosiddetto monorigine, quindi il caffè monorigine arabica, che proviene dai vari paesi. E noi che non ci occupiamo di caffè, ma di
prodotti per di componenti per macchine da caffè, siamo però coinvolti in questo processo. Sì, perché il caffè deve passare, perché deve passare da lì, quindi il cliente nostro deve poter estrarre un caffè alla maniera, diciamo così, tradizionale italiana, così come in vari modi, nelle varie maniere o nei vari modi che sono utilizzati in giro per il mondo, ma anche in Italia, perché anche in Italia oggi in alcuni bar si possono bere caffè di diverso genere. Sì, poi c'è tutta una diatriba sul fatto che il caffè dovrebbe costare di più, perché se trattato in un determinato modo il suo prezzo dovrebbe essere più alto, ma questo non ci riguarda. In una cosa che invece mi interessa, lei ha detto: io faccio componenti e pezzi di macchine da bar e da ristorante. Cosa è successo col Covid? Col Covid è successo che da una parte bar e ristoranti sono stati chiusi per diverso tempo, dall'altra le persone non potevano uscire da casa o non si recavano al lavoro, e quindi è successo che c'è stato un forte calo nel 2020 sostanzialmente della produzione di macchine da caffè e anche della riparazione, perché ovviamente essendo chiusi bar, ma c'è stata una grande richiesta di macchine da casa, quindi le persone si sono dotate di macchinette o di macchine più, come dire, importanti nella propria casa. Tant'è vero che noi e le aziende del settore hanno lavorato moltissimo nel settore domestico, producendo nel nostro caso componenti per macchine da caffè da casa. Oggi la situazione è migliorata naturalmente dal punto di vista del business anche sul professionale, quindi il mercato del professionale ha ripreso e ancora comunque continua l'ascesa delle macchine da casa. Quindi è stato quasi un vantaggio, perché riprendendo il mercato tradizionale, però intanto è aumentato quello da casa. Esatto, e noi che nel mercato domestico eravamo poco presenti, oggi lo siamo di più. Quindi manteniamo, oggi abbiamo i due business. A chi quindi vi rivolgete, lo abbiamo stabilito, ristoranti, bar, ma anche macchine da casa. L'estero? Ecco, visto che noi abbiamo una grande tradizione di caffè e abbiamo detto prima la parola espresso, ormai anche in Cina si dice un espresso, in America già un espresso, l'espresso è il caffè all'italiana. Voi cosa fate con l'estero? Noi con l'estero abbiamo una presenza indiretta e diretta. Indiretta perché una buona parte dei costruttori di macchine da caffè professionali sono italiani. Quindi noi vendiamo loro e loro poi vendono in tutto il mondo le macchine da caffè. Però anche all'estero, in alcuni paesi, ci sono dei costruttori di macchine da caffè tradizionali, perché sono sorti anche lì. Molti di quelli del caffè all'americana, quindi quelli alcuni classici. Alcuni loro, ma non, quello è poco, diciamo, interessante per noi dal punto di vista del mercato, ma poi noi vendiamo anche appunto ricambi e quindi questi vanno un po' in tutto il mondo. Non solo l'espresso, perché se in Italia si beve moltissimo espresso, in paesi, tipicamente nei paesi anglosassoni, piuttosto che nella Corea del Sud o in Australia, in Nuova Zelanda, diciamo un po' più lungo, si beve il cappuccino. Il cappuccino si beve a tutte le ore, da noi si beve fondamentalmente a colazione, invece all'estero, in molti paesi dell'estero, si beve il cappuccino dopo pranzo, per esempio. Quindi all'estero si beve quasi più cappuccino che caffè, poi dipende quale estero, chiaramente. Sì. C'è una nota pubblicità che sta facendo recentemente Brad Pitt, difatti si beve il cappuccino, non si beve il caffè. Esatto, per cui noi che ovviamente produciamo i componenti per la macchina da caffè, da dove esce sia l'espresso che il cappuccino, lavoriamo e produciamo molti componenti differenti. Anche dei prodotti un po' di nicchia, per esempio produciamo un accessorio, noi in gergo si chiama portafiltro, che è quel braccetto dove si mette il caffè dentro, ne abbiamo sviluppato uno per il tè, perché in alcuni paesi, chiaramente e asiatici, alcune macchine da caffè fanno anche il se tè. Sono adeguatamente attrezzate, fanno anche il tè e si mettono le foglie di tè nel portafiltro del caffè. Piuttosto che abbiamo realizzato degli strumenti, uno è brevettato, degli strumenti piuttosto sofisticati che consentono di misurare la temperatura dell'acqua nel caffè. Perché non tutti sanno che
deve esserci una temperatura. Deve avere una pressione e una temperatura adeguata, e quindi questo strumento mentre consente di misurare. Per il tè siamo un pochino più bassi come temperatura, però il tè ha altre caratteristiche, per esempio, mentre il caffè, soprattutto la moda italiana, è quella di avere la crema, il tè non deve assolutamente avere la crema. Anzi. Quindi l'infusione è diversa, si richiede più tempo per evitare che il tè fatto con la macchina da caffè abbia la crema che non è. Ovviamente che non è assolutamente necessario. Top Secret si chiama questa trasmissione. Qual è il segreto della DVG De Vecchi di Colnago in provincia di Monza Brianza? Beh, allora, se proprio segreto non è, perché se fosse un segreto non glielo direi. Però, diciamo, è un segreto, ma è un punto molto importante. Un punto di forza. Noi, il segreto nostro sono le persone che lavorano da noi. E noi abbiamo sempre... Quanti siete, intanto? Noi siamo in 42 oggi, quindi è un'azienda, diciamo, medio-piccola, cresciuta moltissimo negli ultimi anni, sia come numero di persone che come giro d'affari. E noi abbiamo sempre creduto nelle persone, crediamo che le persone siano un po' il fulcro dell'azienda. Abbiamo promosso una campagna social che si chiama DVG People, dove ognuno di noi si è presentato con un oggetto di nostra produzione in mano e ha detto chi è, cosa faccio in azienda e perché lavoro in azienda. E questo è stato uno strumento molto importante, intanto per coinvolgere le persone dell'azienda e poi per comunicare ai nostri clienti, ai nostri fornitori, chi siamo, perché spesso il cliente o il fornitore conosce il commerciale. Come molte aziende che vengono qui a Top Secret e si svelano nell'eccellenza dell'imprenditoria italiana. Ci sono delle grandi, eccellenti aziende come la vostra che siamo lieti di presentare al pubblico di Top Secret. Questa sera era la DVG De Vecchi con Mario Conti, che è il suo amministratore delegato, la DVG De Vecchi di Colnago in provincia di Monza Brianza. Io le do la buonasera e speriamo di continuare a bere del buon caffè, grazie anche alle vostre macchine. Speriamo. Grazie a tutti.